Dopo 200 chilometri all'attacco si è esaurita la fuga dei grandi protagonisti di giornata, Giordani e Selvaggi. Ma andiamo subito da Tarcisio Mazzeo perché ci sono novità nel gruppo Maglia Rosa. A te la linea, Moto2. Ci sono state tre cadute, nella prima Nilsson ha rotto la bicicletta ma non si è fatto male, in un'altra è rimasto coinvolto Stefano Garzelli e tutta l'Acqua e Sapone si è fermata ad aspettarlo, in una terza incidente meccanico probabilmente Belletti ha perso, gli è stata data una bicicletta di ricambio e tutti i compagni lo stanno pilotando verso la testa del gruppo, evidentemente lui deve partecipare allo sprint. Linea al palco che la gira a Roma. Giro d'Italia, l'arrivo dell'ottava tappa, sentiamo i nostri inviati. Gruppo compatto, ci ha raggiunto in postazione Emanuele Dotto, una andatura velocissima, si arriverà in anticipo. Sì, si arriverà in anticipo, le squadre dei velocisti stanno posizionando le munizioni per il gran finale, il treno delle Lanfre con un Eurostar formato da Ondo tedesco e Petacchi italiano, la Movistar con Ventoso, lo spagnolo che ha già vinto la tappa di Fiucci, la Radio Shack che deve decidere se a fare la volata sarà Robbie McEwen o il sudafricano Antec, la Quick Hunter, la Quick Step con Ciolek, la Vini Farnese con Gatto, 1,7 km alla conclusione, si portano nelle prime posizioni gli uomini della Garmin per lanciare l'MVL. E noi andiamo sulla testa della corsa con Massimo Ghirotto. E io sono ai 1500 metri all'arrivo, dove posso lo strappo impegnativo che potrebbe dare in là a qualche finisher che può approfittare di una svista da parte dei corridori velocisti. Attenzione anche a Pinotti perché potrebbe essere un buon trampolino di lancio, Pinotti che ha solo 2 secondi di svantaggio dalla maglia rosa. Falco. Strappo con una serie di tornanti davvero pericolosi, scatti e controscatti, con la situazione invece nella coda del gruppo che è aggiornata da Tarcisio Mazzeo. E questi strappi interessavano a Garzelli, adesso si capisce la sua rincorsa disperata e forse data per recuperare il gruppo, cosa che ha fatto e ha risalito metà del gruppo almeno questo Garzelli. Palco. Oscar Gatto, scatto di Oscar Gatto nella parte finale dello strappo, 1 chilometro alla conclusione, ce la può fare Emanuele Dotto? Sì, ce la può fare, è un buon velocista, però ha affinato le sue capacità anche in queste leggere salite, in questi strappi che conducono al traguardo di Tropea. 1 chilometro sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, il velocista di Riese Pio X in vantaggio. 900 metri alla conclusione, non ci sono avversari, ma intanto è spuntato dal gruppo all'inseguimento proprio di Gatto addirittura Contador, che è riuscito a venire fuori. Contrattacco incredibile di Alberto Contador, sonnecchiava ieri sulle rampe che portavano ad Avellino, sta quasi per raggiungere Oscar Gatto che però ha uno spunto più veloce, probabilmente allo spagnolo non riuscirà il riaggancio con Oscar Gatto. Oscar Gatto che si invola verso il successo di tappa, Contador da parte sua ai 600 metri sta controllando cosa avviene alle sue spalle, comunque se ci volevamo un segnale da Contador c'è stato, e come Oscar Gatto si presenta da solo sul rettilineo conclusivo, ma non è finita. Contador ai 400 metri cerca di ridurre il gap di appena 30 metri, ma 30 metri in una fase finale così possono diventare davvero un barrage incolmabile. Ancora Gatto che sembra si sia piantato, poi al resto del gruppo il compito di lanciare la volata per riprendere magari proprio Oscar Gatto che rilancia la sua azione. Sta arrivando Contador, arrivo bellissimo, parte sinistra della sede stradale, Gatto va a vincere, non rientra Contador, braccia alzate, Oscar Gatto è secondo, Contador e poi per lo sprint un photo finish per ciò che riguarda Christoph, che dovrebbe aver conquistato la terza posizione, un testa a testa con Alessandro Petacchi maglia rossa. Linea allo studio Filippo Corsini. Gatto, un attacco all'ultimo chilometro e a inseguirlo Contador, questo perciò l'ordine d'arrivo: primo Oscar Gatto, addirittura secondo Contador lo spagnolo, poi a 5 secondi Petacchi ha battuto proprio per un'inezia Christoph, quinto Ferrari, sesto Apollonio, classifica generale immutata con Wenning sempre in maglia rosa, Sizov e Pinotti a 2 secondi, poi Lemevel a 5, Contador adesso sale in quinta posizione con 13 secondi di margine rispetto all'olandese Scarponi, sesto a 14 secondi.
Sì, la zampata vincente del Gatto con un finale da Oscar. Ha vinto dunque questa tappa, l'ottava tappa del Giro d'Italia da Sapri a Tropea. Oscar Gatto, 26enne velocista veneto della provincia di Treviso e di Riese Pio X, ha preceduto in volata a 43 di media lo spagnolo Contador, poi Petacchi a 5 secondi ha regolato il gruppo precedendo Christophe, Ferrari e Apollonio. In classifica generale tutto è invariato perché la tappa è stata sostanzialmente neutralizzata. Il finale è stato preso a un chilometro dall'arrivo. In rossa c'è sempre Wenning a 2 secondi, Sitzov e Pinotti, Lemevel il francese a 5 secondi, Contador risalito in quinta posizione a 13 secondi, Scarponi sesto a 14 secondi. Dal Giro d'Italia è tutto, ripetiamo, vittoria di Gatto. Wenning ha mantenuto la maglia rosa. Lì nello studio a Filippo Corsini.